Bentornati amici di Ground Gamers, oggi siamo su Bloodborne, abbiamo abbandonato momentaneamente il PC per andare sulla PlayStation 4. Oh, ecco. Dunque, iniziamo subito l'avventura. Io ovviamente ho skippato la parte iniziale che erano a due palle, così che abbiamo solo capito che dovevamo morire per opera di una bestia, altrimenti non ci saremmo svegliati nel sogno del cacciatore che poi ci ha riportato qua. Insomma, il sogno del cacciatore è una sorta di zona franca in cui possiamo aumentare le abilità del nostro personaggio, personalizzarle, eccetera, eccetera. Io ho fatto sto tizio, ecco, intanto questo è il nostro primo checkpoint, siamo arrivati qui e c'è un caricamento. Sì, di cosa? Grazie? No, per sapere, così, per dire. No, questo vi lascio tutto così com'è, taglierò poco perché vi voglio far vedere i caricamenti di sto gioco, quanti so e quanto sono invasivi. Oh, qui abbiamo una bambolella, è un automa. Qui che ci abbiamo? Ottieni oggetti. Questo ce l'ho, ce l'ho. Oggetti. Posso fare un cazzo? Che c'ho? Niente. Vabbè, Bloodborne insomma ha decantato come un gioco da 10, 9,7, tutte le recensioni, tutti a sbrodolasse su sto Bloodborne. Io lo affronto per farlo vedere a chi non è avvezzo a vedere le recensioni o a sentire le recensioni o a leggere le recensioni sia sui giornali, sulle riviste specializzate, sia sui siti, no? Perché lo voglio giocare, lo voglio far vedere, chiamiamolo dal punto di vista di un profano, di uno che si avventura in questo tipo di storia, di questo tipo di gioco, no? Così, per la prima volta. Allora, io sono un tizio, che è sto Bloodborne? Sto davanti a GameStop o da qualche parte e trovo sto Bloodborne, tutti, ah, recensioni 9,5, 18, ah, pio, lo pio, ok. Intanto sto rompendo abbastanza i coglioni con sto menu. Sono rotto il cazzo, andiamo a vedere un po' di questo sogno del cacciatore. Chi è sto vecchio? Oh, qui c'è un deposito. Metti oggetti nel deposito. Vabbè, oggetti c'è, c'è. Questo. No, metto un cazzo nel deposito, che fa? Ma che fa? Vabbè, a monte. Così. Andiamo a vedere chi è qua. Ho fatto casca i libri. Che cos'è qui? Andiamo a vedere, c'è una nota. Vabbè, questo qua ha ripreso un po' le caratteristiche online, fra virgolette. Non in questo caso, di Demon Soul, scusate, di Dark Soul. Vabbè, prima era Un Demon Soul, tempo cioè, questo la serie luogo Souls. era Che buono è sicuro per i questo? cacciatori. Vabbè, insomma, Un'officina nell'online, dove i cacciatori se rinforzavano giochiamo il titolo armi online, e troveremo carni con il note messe da altri sangue. giocatori che, insomma, ci Non avvisano abbiamo di tanti pericoli o strumenti come un di tempo, segreti da ma svelare. puoi usare tutto Carina quello come che idea, ma trovi. l'abbiamo già vista abbondantemente. La possiamo anche Anche scrivere noi, l'automa, se ti facesse piacere. questa sorta di note, di commenti, le possiamo scrivere noi e per il resto rinforzarmi. Che mi rinforza? Appena prese, vabbè, infatti, a posto. Vabbè, io continuo a tagliare perché sennò vi ammorbo più di quanto non lo siate già ammorbati, fra virgolette. Andiamo a vedere che è la lapide di Yharnam, vabbè. Qui che è? Lapide del risveglio, ok, qui ci risvegliamo. Lapide del risveglio, nessun luogo del risveglio. Vabbè, qui dovremmo risvegliarci e rientrare nel gioco. No, qui, scusa. Ecco. E vai con un altro caricamento. Pochi, eh? Pochi, pochi. Ho tagliato un po', ma ce n'erano altri due e mezzo. Vabbè, non vi sto a tediare troppo perché più di quanto non faccia già il gioco di per sé. I caricamenti veramente. From Software se li poteva proprio risparmiare, perché comunque è un gioco next gen che tu mi metti tutti sti caricamenti. Non mi pare che ci siano tutta sta serie di poligoni incredibili. Non abbiamo un gioco con una grafica eccelsa. Abbiamo un gioco con una buona grafica. Tra l'altro, a tratti il personaggio non ve l'ho fatto vedere, ma nella personalizzazione del personaggio, boh, sarà forse anche una cosa mia. De faccia assomigliava a una grafica tipo chiuso. Tipica frase, sì, una tipica frase, una tipica faccia della PlayStation 2, quindi per dire. Ok, andiamo da qua. Ma va, fanculo. Ma muori subito, subito, bravo. Muori pure tu. Ok, questo
sembra facile il gioco, a vederlo così dalle prime botte con le armi. L'avrei voluto vedere a combattere con quel lupo mannaro a mani nude. Ma dici, com'è che non l'ho ammazzato? Stare molto attenti, guardarsi sempre intorno. Ecco che arrivano altri laggiù, l'ho visti. Che faccio? Scavezzacollo, mi ci butto, aspetto, mi tiro uno per uno. Qui non c'è niente da prendere? No. Vabbè, passiamo di qua. Qui ce ne sta uno che mi sono parato, che sta sempre qui, se questo le spara è maledetto. Prendo pure i proiettili. Quindi vediamo se questi arrivano, perché se sa mai questi le fanno acqua e ti trovi alle spalle e te rompono subito in due. Saliamo su di qua. Chi è? Sapevo che c'era il tizio, perché anche una nota là sotto che ci avvisava. Ce ne dovrebbe essere un altro, attenzione sempre, quello lì è bastardo, quello attacca subito, vedi? Piscio, come il piscio. Vai. E muore. E ripeto, sembra un gioco facile, guarda intanto chi è arrivato. Questi, le punto in bianco. Tu stai girato magari a prendere l'oggetto che questo ha luttato. Guarda che crocca, che guardato sta merda. Vabbè. E che l'altro? I tre che venivano su dalla via. Occhio, in fondo a quella via, dietro quell'arco che vedete, c'è un mostro che non sono riuscito mai a ammazzare, almeno con ste armi. Ecco l'altro che arriva tutto di corsa. Ecco, ok. E qui sembra il giochetto. Double Dragon, vai, ammazzi, non succede niente. Questo è rimasto solo soletto, che fai? No, ammazzi, Prendiamo la nostra fiala di sangue. Andiamo laggiù. Poi alla fine vi dirò perché sto dicendo tutte queste cose. Ripeto, ho fatto pochi tagli, quelli relativi al menu, ai punti franchi, diciamo, ai punti morti del gioco, no? Ma da tanto come vengono gli altri? Occhio, io lo sapevo, lo aspettavo, guarda. Attacca in tre, sembra tutto facile, ma è meglio non affrontarli tutti in campo aperto, perché comunque l'IA sembra un po' idiota, però alla fine te lo mette in quel posto. Se non... ecco, prendi la fila del sangue, miracolosamente li ho ammazzati tutti, vado a prendere pure quest'altra. Passettino passettino, come Dark Souls. Ricordo una definizione che dettero su Game Informer, su una recensione di Demon Souls. Sottotitolo, Demon Souls, tosto come un chiodo da bara. Questo dicono che è meno tosto, sarà una pippa io, però te posso dire, ci ho giocato, con i videogame ci gioco da tempo immemore. Sarà che non digerisco certe meccaniche tipo questa, è una impressione personale. Però non riesco a capire la volontaria difficoltà nel non mettere, guarda, ora devo scappare perché me ne so tirare ieri tutti, ecco, nel non mettere dei punti di salvataggio o qualcosa, cioè sembra fatto apposta. E dici, io faccio un gioco difficile, ma perché mi prendo sulla frustrazione. Ricordate gli aghi del sangue. Ho detto bene, non lo so, sto andando bene stavolta. Poi vi dico sempre alla fine perché. Vi dico tutte, no, sto andando bene, mi raccomando, attenti, Occhio sempre la barra rossa della salute sopra, ve lo dico. Indubbiamente sarà anche un gioco affascinante. Una storia sicuramente, boh, a scoprirla, perché noi siamo entrati senza che nessuno ci abbia detto mai, ci abbia dato una parvenza di trama, se non quella che tu devi andare a ammazzare queste bestie, non si sa perché è tutto così, non si sa perché, chi sei te, da dove vieni, boh, non si capisci, una trama un po' così. Pulula questi stronzi. Nel frattempo io vedo, mi è arrivata una saetta da questo qua su, una pistoletta da questo, è stronzo abbastanza, questo ti rompe il culo, se non lo dovete ammazzare subito. Vi con la pistola sono terribile.
praticamente colpite subito dopo aver subito un danno in un lasso di tempo abbastanza breve. Avrete anche la ricarica della vita, quindi una sorta di combo che ti permette di non perdere tutta la vita che ti ha tolto dal fendente o dal colpo che hai incassato. Quindi è una cosa abbastanza buona, però torniamo sempre alla fine del video che vi dico, a parte che ve l'ho già accennato. Ora andiamo di qua a vedere. Andiamo intanto a riprenderci questo che ce lo siamo persi, che è sangue. No, proiettili, vabbè, meglio di niente. Anzi, ottimo, perché ci serviranno. Poi vi dico perché vi dico queste cose, vi parlo di queste cose come se l'avessi già giocato tutto il gioco. Ve lo dico. Vedrete della pippa, però io ve lo dico. Che devo fare? Ok, andiamo a vedere qua. Che c'è qui? Delle note. Ok. A capirle certe volte, cioè, che il sistema in cui ti fanno scrivere le note non è, cioè, potessi scrivere col testo tuo, invece è tutto preconfigurato, attento a, e poi metti nemico oppure mostro, belva, eccetera, cioè, tutto. Uno magari dovrebbe dire guarda che qui c'è un bug, eppure di questo ne parleremo, e invece non lo puoi scrivere, ti deve scrivere sorpresa, brutta sorpresa, ti accorgi poi dopo che è un bug. Ok, vabbè. Si sa mai, li vedi lì, però magari sono morti. Chi è? È tutto sto casino. Ma questi che piangono qua dentro, però se vai a bussare alla porta, ecco che ti dicono. Non credo che tu sia di questo. Beh, oh. Tutte così dicono, tutte le porte qui ho bussato. Boh. Ok, andiamo da sto uomo deformato e proviamo a... questo già m'ha fatto... vabbè, botta, botta, da quanto gli levo praticamente nulla. Ups, dai, ferma, visto? Avete visto? Gli attacchi a distanza servono per rallentare l'inizio della mossa. Lo blocchi, no, te Claudio, regala un colpo, un altro, e che cazzo, vedete il sistema di controllo di merda? Secondo me, non vi offendete voi fan di Bloodborne. Voi fan di Bloodborne. Ecco, famose un'altra vita di sangue, questo non lo pio. Buttiamoli un altro po' di colpi, no? Ma sì, ancora ste. Quasi quasi mi ammazzo tutto così. Infatti, no. Ecco, non ci credo, ci sono riuscito a ammazzarlo. Molto bene. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. E c'è nient'altro, ok, a posto. E andiamo su. Corvi monchi, corvi senza zampe, il casino che stai a fare. Via, via. Manca uno? No, non mi ha mai dato una botta. Ok, sembra quasi che sono buono a giocarci. Dove? Quasi, ho detto quasi. Oh, io sti piantarelli. Vedi, l'atmosfera è pure gagliarda, però sto piantarello. Cioè, è rotto un porcazzo, voglio dire. Mollami. Quando ti avvicini a fare la chiesa, tutto il giorno a piagne lì. Quando avvicini vicino a... quando ti avvicini alla chiesa, stanno a piagne tutto il giorno. Vabbè. Ok, capriola, così, d'amblè. Vabbè. For whom the bell tolls. Direbbe le metalliche. Suona la gamba. Lasciamo tutto. Non c'è niente. Non c'è niente. Questo che
piango. Chi è? Non credo che tu sia di questo. Sì, lo so, già ci ho bussato. Chi è? Ui, salve. Ducagnacci rognosi. Uno lo pio. No, però l'ho attirato. Mo lo pio. Sto sputtando tutti i colpi. Che non voglio morire come uno stupido. Già muori sempre come uno stupido. Che caciara. Aspetta che scendo. Sì, sì, sicuramente scenderò, certo. Come no, certo. Lotta. Sul culo, tieni. Ho preso l'altro e l'ho ammazzato. Fico. Madonna, come danno urto queste donne che piangono. Come mi danno urto queste donne che piangono. Madonna mia. Caso voi avete visto nel frattempo un punto di salvataggio? Io no. Ok, muori tu. Muori anche tu. Vabbè, andiamo avanti. Non ho preso botte neanche da qui. Da questo sì. Aio. Mollami. Che non muori? Oh, muori, muori. Guarda la salute, maledetti. Sviluppa. Toc toc, kibbutz. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. È bello perché in questa città se tutti ti aiutano. Se faceste il vostro lavoro, non ho capito. Allora cosa mi dici? Ha intenzione di schifo, schifo, schifo. Via, via, vaffanculo, va. No, mori. Non te lo dico. Avrei dovuto immaginare. Non serve a nulla. Già. Invece te che dietro una porta. Ammettilo. Beh, vai all'inferno. Ma vaccete, brutta vecchia bardracca. C'è nient'altro. Sto cercando disperatamente una lanterna da accendere, che significherebbe che sono arrivato a un checkpoint. Perché il rischio è che se moro ricomincio da dove avete visto l'inizio del video. Forse questo no, questa è un'altra cosa. Chi è? No, è basta sti cani. E molla me. Vabbè, questa mi servirà per dopo. Qui che c'è? Non si rompe niente, a posto, qui non si sale perché ovviamente il personaggio non può saltare. Non andrebbe a discapito della giocabilità, no? Già che te muovi così a me mi dai nervi. Già che ti muovi così. Ok. Quando vado? Ma c'era questo, mancato. Questa parte che poi li ammazzi. Anche loro ti ammazzano attraverso le sbarre dietro i muri. C'è sto bug ancora. Vabbè. Di qua. Saliamo di qua. Ci sarà prima o poi una fontanella dopo te sarva. No. Non c'è. Qui? Non c'è? Non c'è. Andiamo di qua. Che ci sarà? Visto? Tottanato, non vi nascondete, non fare il fuppino, non fare il fuppo. Io con circospezione mi avventuro, ero da questa parte, è andato lì, sicuramente ci sono una porta da bussare? No, o da aprire. Wow, si apre una porta, attenzione. Questa maledizione dannata. Questo era l'oscurità, bastardo. C'è una nota, c'è scritto, aspetta quello, ma vaffanculo, sto bastardo. Vecchio in carrozzella. Infatti, lo devo leggere. Mazza, la potevi mettere un po' prima sta nota, no? Dopo che t'hanno sparato la metti. Ma sei bastardo. Prendiamo tutto. Non sono mai arrivato fino a sto punto, mai.
È una settimana che ci gioco, è questo quello che vi volevo dire. È una settimana che gioco a questo gioco, non sono mai arrivato fino a qua. Mi sono impratichito con le meccaniche. Voi direte, ma sei una pippa, ma che ce vuoi? Vai, vai, gioca, gioca, che c'è là? Una nota. Questa maledizione. Una nota. Come che c'è io? C'è un muro invisibile, attenzione. Ah no, so, ci si può entrare. Ok. A poi. Cazzo vuoi? Questa maledizione. Dai, passa, passa. 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 No, vabbè, dai. No, questo mi voleva dire che sta. A modo suo mi voleva dire che c'era il bug qua. Una cosa orribile. No, non mi dica che non posso uscire più da qui. No, non ho salvato il punto di salvataggio. Non ho trovato il punto di salvataggio. Era meglio che andavo un braccio a quel deforme. No, non mi dì, non mi dì, non mi dì. Questa maledizione. È questa maledizione che te tiro. Maledetto. Maledetto, fammi passare, fammi passare, fammi passare. No, non ci credo, no, non ci posso credere, raga, veramente lo. Giuro lo rivendo sto gioco se è così, No, non sapete quant'è, ho stoppato, ma non sapete quant'è. Niente, manco da qua. Da quant'è che sto fermo qua? Proprio perché non voglio ripristinare gli aghi del sangue, non voglio ritornare. Sto sicuro che no, non mi vada a ricominciare da là. Non c'ho voglia, non gliela posso fare. Allora, arriviamo alle conclusioni. Perché tanto di qua mi sa che non ne esco. Non si può fare altro. Praticamente, ecco, se vi capita un bug del genere e voi non avete salvato, va via a tender culo e tornate dall'inizio, cioè da dove avete visto che proprio all'inizio di questo video io andavo ad accendere la lanterna, cioè da lì. Tutto quello che ho fatto fino a qui è andato tutto a fanculo. Tra l'altro sarà anche abbastanza fortunato perché in altri casi non c'ero mai arrivato, ve l'ho detto. Quindi la difficoltà buttata qui in questo gioco non a livello di difficoltà del gioco, ma proprio in meccaniche, cioè proprio è una difficoltà gratuita, cioè è come se gli sviluppatori dicessero te l'ho detto così, così tu lo finisci fra un anno, perché questo è frustrazione pura. Il gioco magari non è manco male, ma la mancanza di poter salvare in qualsiasi minuto, voi direte, non so, ma è fatto proprio così, ma chi te se incula? A quel punto non te ci gioco. Perché a me so cose che nella next gen, tra l'altro passabile un po' la grafica, che non mi pare comunque grafica next gen, hai dei frame rate che so se l'avete visti, io l'ho notati. Ma la difficoltà, siamo arrivati alla next gen, che per fare un gioco next gen, scusate la ripetizione, devo fare un gioco frustrante per farlo diventare lungo, longevo. C'è gente che dice che l'ha finito in 30 ore. Malati. Vabbè, detto questo ragazzi, bella a tutti, non lo so se lo continuo, ve lo dico. Ciao.